ragazzi e ragazze, sono già in macchina, stiamo andando a Milano. Non sono proprio riuscita a vloggare prima perché stamattina avevo un sacco di cose da fare, ma in realtà niente di interessante, tipo andare alla banca, andare alla posta, è roba molto noiosa, comunque cosine che devo fare. Adesso appunto, come vi dicevo ieri nel vlog, ce l'ho fatta e stiamo andando a Milano e c'erano, allora, intanto devo assolutamente ringraziarvi per il feedback super super positivo che mi avete dato riguardo al video che ho fatto, il video denuncia sui fake follower, sui follower finti, comprati, like comprati, eccetera eccetera. Sapevo che non era un video che poteva interessare tantissimo i miei follower, però sono convinta che quando ci sono queste cose è sempre meglio parlarne, far sapere e soprattutto far sapere, dare una mano agli influencer più piccolini e soprattutto far sapere come la penso io e dove sto io, ecco. Quindi vi ringrazio tantissimo tantissimo per il feedback, davvero super super positivo. Tante di voi mi hanno detto che stanno iniziando, che hanno appena aperto un canale, che è difficile, ma che vedono un sacco di gente che tutto a un tratto ha un sacco di follower, che è strano eccetera eccetera, ma che comunque preferiscono avere un seguito piccolo ma vero. E quindi brave 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 ragazze. Altra cosa, vi devo davvero fare i complimenti, perché quando vi ho chiesto di non fare nomi eccetera eccetera sotto al video, mi aspettavo che comunque li avreste fatti, e invece devo dire che vi devo fare super super i complimenti, perché nessuna si è messa a fare nomi, nessuno ha lanciato polemiche, nessuno si è messo a taggare, quindi davvero brave brave brave. Bisogna parlare di un fenomeno, ma non bisogna parlare di persone, anche perché, ripeto, può essere che voi pensate che magari una persona abbia follower fake e magari non è così. Quindi voglio farvi complimenti. Questo significa che è un seguito maturo, che non ama i drammi, i casini, insomma, che le discussioni eccetera eccetera. Quindi bravi. E poi volevo parlarvi, perché siccome domani è San Valentino e io e Tomas non sappiamo ancora benissimo che cosa fare, cioè in realtà, allora no, lui ha organizzato questa cena che non ho ben capito in quale ristorante sarà. Credo sarà il ristorante dove andiamo di solito, che è tipo il primo in cui siamo stati la prima sera che siamo usciti, quindi è probabile che sarà quello, se mai ci sarà posto, perché noi ci svegliamo sempre all'ultimo momento, quindi cioè tipo prenotiamo oggi e domani è San Valentino. Ma fatemi sapere che cosa fate voi, magari avete qualche idea carina, qualcosa da consigliarci, perché quest'anno vogliamo proprio una cosa relaxed, a casa nostra, a Trieste, proprio la classica cosa tipo cena e cinema, una roba del genere. Quindi, e anzi, consigliatemi anche quale film potremmo andare a vedere, perché ho visto che ce n'è un sacco, ma vi prego non 50 sfumature di cos'è, rosso, nero, grigio, boh, nemmeno lo so ormai, perché ho visto il primo e vi devo dire che non mi è piaciuto tantissimo, cioè l'ho trovata una storia super super banale e tra l'altro anche molto sessista, non lo so, non mi è piaciuto. Quindi non ho visto il 2 e non sono interessata a vedere questo, che credo sia il 3. Però fatemi sapere, insomma, quale altro film ci consigliate, eccetera, perché è da un po' che non vedo film, quindi non ho la minima idea di che cosa si potrebbe vedere. Quindi questo è quanto. Oggi il trucco l'ho realizzato, visto che sto andando a Milano, non ve l'ho detto, non lo so, sto andando a Milano per una cena con Too Faced Cosmetics, quindi ovviamente ho voluto indossare gli ombretti del brand e anche il mascara, ovviamente il Better Than Sex, che è veramente il mio mascara preferito di sempre, anche se devo dire che quello di Benefit anche non è male, il nuovo che hanno lanciato, Bad Girl Bang, ti fa queste ciglia lunghissime, le separa molto meglio, però credo che il Bad Girl Bang sia un pochino più allungante, mentre quello di Too Faced è un pochino più volumizzante. E quindi ho usato un sacco di prodotti appunto di Too Faced oggi per il trucco. Il rossetto invece, perché in tutti i video praticamente mi chiedete quale rossetto indosso, e io me lo porto sempre con me, quindi ve lo faccio vedere, ed è questo, che è di Glossip Milano. Glossip Milano è un brand che io non ho mai, cioè non conoscevo, ma da quando mi hanno spedito i loro rossetti opachi me ne sono innamorata. E questo è il numero 02, si chiama Soft Cashmere ed è uno dei miei preferiti nude matte. È fantastico e non secca le labbra come ad esempio quelli di Kylie Jenner, che quelli anche sono bellissimi, il problema è che ti seccano un sacco le labbra, ti creano questa patina, poi devi per forza fare uno scrub e riapplicarli, insomma. Questo invece è top, e questo è quanto. Andiamo per questa cena e poi ritornerò subito subito a Trieste. Guardate che bellissimo panorama abbiamo sul mare. Thank you.
Graz, siamo sempre in macchina, credo ci siano ancora un'oretta e mezza, un paio d'ore di viaggio. Nel frattempo ci siamo anche fermati, mi sono presa un panino al prosciutto crudo e una Coca Zero che non può mai mancare. Comunque mi sono detta, visto che ero qui a leggere i vostri, tutto ingarbugliato, a leggere i vostri commenti sotto gli ultimi video, visto che mi state facendo diverse domande eccetera, quindi perché non fare un piccolo question and answer qui, visto che ho un po' di tempo libero? Mi sembra una cosa molto molto carina. Allora, a parte che in tantissime avevate il dubbio se sono riuscita a recuperare la mia valigia una volta rientrata da Parigi e poi anche da Amsterdam a Venezia. E sì, in realtà quando ho perso la coincidenza mi hanno praticamente fatta restare ad Amsterdam per tipo 12-15 ore senza valigia, senza niente. Io sono stata molto fortunata perché appunto De Mese aveva uno spazzolino pulito, cioè nuovo, mi ha dato, insomma, ovviamente mi sono potuta fare la doccia, mi ha dato un pigiama pulito, biancheria pulita eccetera, però io sono letteralmente rimasta senza valigia e l'ho recuperata soltanto il giorno dopo, tipo alle 17-18, quando sono atterrata a Venezia. Ma sì, sono riuscita a recuperarla, quindi è andato tutto bene. Poi mi ha fatto troppo ridere quando a Parigi ho detto che è tutto bianco, in tantissimi avete pensato è un poco arancione, come quando dico tutto bianco a Gato Demon, ma vi devo dire che non avete pensato solo voi, anch'io quando stavo descrivendo la città tutta bianca ho pensato è tutta bianca, e dentro di me come Gato Demon. Siete mitici, mi ha fatto troppo ridere questa cosa, ma me la state scrivendo in tantissimi. E poi vi chiedete in tanti quando vi farò vedere che cosa ho preso da Dior, da Louis Vuitton eccetera, quindi non appena rientro a casa, ho già anche un sacco di altre cose in realtà da farvi vedere, quindi molto molto presto è un arrivo un nuovo video haul di Girl Style. Poi altra domanda che ho visto, mi avete fatto in tanti, è dove abbiamo alloggiato a Parigi, come si chiamava l'hotel, perché mi è piaciuto molto. Devo dire che anche a me è piaciuto molto, anche la stanza di una certa grandezza, devo dire che di solito le camere a Parigi sono parecchio piccole, ed era questo, si chiama The Hoxton. Ve lo faccio vedere un pochino meglio su TripAdvisor ed era questo, The Hoxton. Non sono assolutamente pagata per fargli pubblicità né niente, ci tengo a sottolineare, e internet non funziona granché bene. Comunque sì, era questo, questo qua. E poi in tantissimi avete detto a riguardo della mia paura delle turbulenze eccetera quando volo, in tantissimi avete scritto che sono attacchi non di panico ma di ansia, e che insomma di tranquillizzarmi eccetera eccetera. Quindi io non, sinceramente non lo sapevo che fossero attacchi d'ansia, non avevo proprio la più pallida idea, sapevo di aver paura e basta. E in realtà volevo fare quel corso che fanno le compagnie aeree, però in tantissimi avete scritto che in realtà Chiara l'ha fatto e che tipo non le è servito a niente, quindi io non gliel'ho chiesta questa cosa, ma gliela chiederò sicuro quando ci sentiamo, però mi ha scoraggiato un po' questa cosa, perché alla fin fine vuol dire che manco questo serve, quindi ci rinuncio. Se non ha aiutato lei, evidentemente non aiuterà nemmeno me, quindi ci rinuncio. Ma se qualcuno di voi magari questo corso l'ha fatto e magari a qualcuno è servito, scrivetemelo. Però sto perdendo le speranze. Eccoci, siamo arrivati, questo è Palazzo Parigi e la cena di Too Faced proprio qua, sembra molto molto bello. Guardate che bello che è questo hotel, è davvero splendido. Posso avere una casa così? Che cosa ve ne pare, ragazzi? Mi vedete scendere le scale e dire benvenuti nella mia modesta e piccola dimora? Comunque è davvero splendido, cioè guardate, super 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 bello, ci piace. Poi fa molto Natale queste lucine. Mi sono messa anche il cappellino, che spero stia decentemente. E il mio outfit di oggi, magari ve lo faccio vedere meglio dopo, più nel dettaglio. Ci siamo, ok, mi hanno detto il primo piano, dovrebbe essere qua. Eccolo qua il mio outfit. Ma più che altro cerchiamo dove dobbiamo andare. Ragazzi, guardate che meraviglia, cioè non potete capire, veramente una tavola così bella, posso avere tutto a casa mia, grazie. E c'è il mio nome, sì, che carino, poi qui c'è una borsettina,
ma voglio anche farvi vedere tutti i prodotti. E io sono ancora con il cappotto, tra l'altro il cappello. Ed è la prima volta che li vedo questi prodotti. Oh mamma mia, quanto è bella questa palette. Oh mio Dio, è stupenda. Posso prendere tutto? Sephora Loves Too Faced. Ok, qui c'è un primer opacizzante. Oh mio Dio, lo voglio. Poi, ah ok, un nuovo fondotinta, oil free, 14 hour wear, oil controlling, photo friendly. Interessante. Di solito il mio colore è porcelain, anche se adesso sono un po' abbronzata, ma dovrebbe essere porcelain. E poi qui ci sono, immagino, blush. Mio Dio, quanto sono carine queste confezioni. Mi ricordano troppo i Polly Pocket, che adesso l'ho chiusa, non riuscirò mai più ad aprirla. Ok. E poi, ullala, questa dovrebbe essere una polvere, sì, un setting powder, quindi è una cipria fissante. Hanno dei packaging imbattibili, loro di Too Faced, sono troppo belli, questo è un illuminante. Wow, questa palette deve essere anche molto bella. A me gli aranci fanno sempre impazzire perché fanno risaltare gli occhi chiari. E poi qui ci sono, immagino, tutti gli altri blush. Ah, Peach My Cheeks, che carini. No, vi prego, troppo bello. E qui c'è un'altra palette, è la stessa? Sì, mi sa che è la stessa. Matte, amo colori matte, adoro. Guardate che carino hanno fatto con il latte e le pesche, bellissimo. Cioè, io non ho parole. L'organizzazione qua è qualcosa di stupendo. Sono super curiosa di vedere che cosa ci porteranno da mangiare. Io penso al cibo, veramente fa male. Fate la mia famiglia, non ha niente. Speriamo che mi piace, perché come li sapete i miei pensieri, non mi piace niente. Ok ragazzi, abbiamo scoperto che cosa ci sarà sul menù. E quindi, oh, c'è anche la data. E quindi abbiamo, allora, questo me l'hanno detto con salume, non avevo idea, però mi hanno detto che assomiglia al parma, al prosciutto crudo, quindi sono molto speranzosa. Poi c'è risotto mantecato alle pesche, molto interessante. Noce taleggio, dovrebbe piacermi. Il vitello io di solito non lo mangio proprio, però non so se provarlo oppure no, vedremo. E invece devo dire che il dolce ispira molto, sì. Anche è molto carino questo menù, devo dire. Ok, questo ragazzi è l'antipasto. Figo che ci siano le pesche ovunque. Questo è il primo ed è il risotto, che ovviamente ho già iniziato a mescolare. Credo che questo sopra sia il formaggio. All'antipasto era molto buono, quindi secondo me anche questo sarà molto buono. E poi mi hanno versato del vino bianco, che non è frizzantoso, ma è comunque molto buono. Ok ragazzi, e questo è il secondo. Tutti stanno mangiando l'agnello, ma io sono riuscita a farmi portare qualcosa di diverso. Cioè questo è branzino, e poi c'è un po' di crema di zucca, che io ovviamente ho già tagliato, mi sono dimenticata. Però branzino, quindi sono contenta. Ok, cavolo ragazzi, questo è il dessert. Non so se si notano, ma ci sono tipo dei flakes dorati. Cavolo, che figata. Questo invece deve essere il sorbetto. Il sorbetto alla pesca. Sorbetto alla pesca. Allora, base di sfoglia, crema pasticcera, pesca sciroppata e sorbetto alla pesca. Ta-da. Stiamo tornando verso Trieste. Sono già in macchina. Le altre ragazze stavano bevendo il caffè e facendo altre fotine, ma siccome erano già le 11 e visto che non bevo caffè, voi lo sapete bene, quindi ovviamente ho detto, che cosa ci sto a fare? Devo dire che c'erano dei dolcetti molto invitanti, ma non li ho mangiati. Ebbene sì, dopo il dessert c'erano altri dolcetti con il caffè. E poi alla fine invece io sono andata via, perché appunto ho 4 ore e mezza fino a Trieste. Quindi penso che arriveremo tipo alle 3 e mezza di notte, una roba del genere, a casa. Quindi questo è quanto. Adesso ci siamo fermati in autogrill ed ho preso semplicemente una bottiglietta d'acqua. Ma volevo farvi vedere che cosa mi hanno dato da Too Faced alla cena, perché non sono riuscita a farvi vedere bene. Comunque mi ha detto che mi sarebbe arrivata in realtà tutta la collezione a casa. Questo è il mio cappello in realtà, questi sono soltanto delle piccole anticipazioni, che tra l'altro mi è arrivato un pacco da Too Faced proprio quando stavo uscendo di casa
oggi, quindi in realtà può essere che io il resto della collezione già ce l'abbia a casa, ma perché non sono riuscita ad aprire il pacco, quindi non so che cosa c'era dentro. Comunque vediamo che cosa c'è qua. Allora, prima cosina, c'è la Just Peachy Mattes, questa è la nuova palette, e sono tutti opachi, benissimo, perché una delle mie palette preferite è la Natural Matte di Too Faced, e quindi questa, se è tutta opaca, già so che sarà fantastica. Il packaging è qualcosa di meraviglioso, guardate che carino, vediamo i colori, io già l'ho guardata, aiuto, è magnetica, si richiude, wow, stupendi, non so se rendono tantissimo con questa luce, ma credo di sì, mi piace che siano tutti sui toni dell'arancio, marroncino, aranciato, perché secondo me per gli occhi chiari questi colori sono stupendi. E poi mi piace troppo questo packaging così dorato, molto bello. Poi altra cosina che mi hanno dato è il Peach My Cheeks Melting Powder Blush, e questo è ovviamente un blush in polvere colore Ginger Peach, e ho visto il packaging di questi blush, secondo me è troppo figo, mi ricorda troppo i Polly Pocket, vi giuro, cioè se ci giocavate quando eravate piccoli, mi sono già macchiata le jeans, se ci giocavate quando eravate piccoli sapete di che cosa sto parlando, i Polly Pocket erano i miei giocattoli preferiti e secondo me ci assomiglia davvero tanto. Se riesco ad aprirlo con una mano vi faccio anche vedere com'è all'interno, eccolo qua, ed è questo bellissimo corallo pescato nel senso, non che l'ho pescato, ma nel senso color pesca, e anche questo è molto 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 bello, è molto lucido a vederlo così, poi bisogna vedere una volta indossato come sarà. Questo genere di prodotto in crema per il viso mi piace molto in inverno, un po' meno in estate, quindi lo utilizzerò fino a quando non inizia a fare troppo caldo, perché con la mia pelle comunque grassa in estate può fare un po' effetto mascherone, quindi devo stare attenta, ma sembra davvero stupendo. E poi c'è questo, il Peach Perfect, ed è un fondotinta opacizzante, lo abbiamo visto prima, e la ragazza è stata super carina perché mi ha dato proprio ovviamente il colore Porcelain, ed è il nuovo fondotinta studiato appositamente per le pelli miste o grasse, quindi spero che mi possa aiutare, perché ho sempre sempre la pelle lucida, devo sempre sempre stare attenta. E questo appunto è il Comfort Matte Foundation Infused with Peach and Sweet Fig Cream, ok? Quindi è un fondotinta con infuso di pesca e crema al fico, ed è oil free, fantastico, tutti i miei fondotinta devono essere oil free, 14 hour wear, quindi dice che 14 ore di tenuta, oil controlling, quindi controlla il sebo sulla pelle, l'effetto olio sulla pelle, e poi va bene per le foto, anche questa è molto carina come cosa, e è molto bello il packaging, devo dire, molto carino, sono curiosa di vedere se sa di pesca, ma adesso non proverò ad aprirlo perché non vorrei macchiarmi tutta, tra l'altro non ci riesco nemmeno con una mano sola, quindi per adesso dovrete accontentarvi. E poi appunto, ripeto, dovrebbe arrivarmi la collezione intera, quindi vi farò vedere anche gli altri prodotti di questa linea. Siamo ormai vicino a Verona, quindi mancano un po' meno di 3 ore per Trieste, e ufficialmente sono le 1:01. Appaiono ovunque i numeri 1:01, è una cosa incredibile, ma guardo il numero, guardo l'ora, qualsiasi cosa è sempre o l'1:11 o l'1:01, è incredibile comunque, e questi sono segnali dall'universo. E che cosa stavo dicendo? Ah sì, volevo dire che essendo che è l'una e quindi è già passata la mezzanotte, oggi è ufficialmente San Valentino, quindi voglio augurare buon San Valentino a tutti voi che lo festeggiate e che quindi avete un compagno o una compagna, ma soprattutto voglio augurare anche buon San Valentino a chi non ha un compagno o una compagna, e anche se è single è forte e sta benissimo con se stesso e festeggia San Valentino da solo, bravi. Quindi ci vediamo un po' quando arrivo a casa, Tomas credo sia già, anzi mi ha scritto che è già andato a dormire, mi ha dato la buonanotte poco fa, quindi però mi ha detto di svegliarlo quando arrivo per dargli un bacio, così
gatto bianco, sei il mio piccolo gattino. E viene sempre a salutarmi, caro Denver. Ciao. Sei il mio piccolo gattino ruro bianco. Sei ruro bianco. E un po' arancione. Che bravo mio piccolo gattino ruro bianco. Ruro bianco lui. Ruro bianco lui. Che pelo hai, gatto Denver? Mi è tutto strapazzato. Sì, mio piccolo gattino. Oh, stiracchiamenti. Stiracchiamenti. Piccolo gattino duro bianco. Duro bianco. Ragazzi, vado nel mio studio a darvi la buonanotte, così non rischio di svegliare Tomas. Sono gatto Denver, ovviamente lui deve sempre entrare nel mio studio con me. Si mette sempre sulla finestra e guarda fuori. Comunque, vi do la buonanotte. Oggi in macchina mentre stavamo tornando, sia all'andata che al ritorno in realtà, stavo leggendo i vostri commenti, eccetera, e quando mi metto a leggere i vostri commenti, i vostri messaggi, su magari 300 che ne leggo, ce ne sono sempre, diciamo, non lo so, due o tre che sono pazzeschi. Cioè, tipo ce n'era uno che mi diceva: i rossetti nude ti stanno di... Oh, c'è un pelo di Denver davanti all'obiettivo. I rossetti nude ti stanno di M, puntini puntini, e tu ti ostini a metterli. C'è una roba del genere, ci sono rimasta malissimo. E poi però quando sono arrivata all'evento Too Faced, alla cena, c'era Daniele, che è Mr. Daniel Makeup, lui è un makeup artist, e l'ho visto alla cena e lui invece mi ha fatto un complimento, mi ha detto: oh, che bel rossetto, ma qual è? Quindi, e poi mi sono sentita subito meglio, perché ho detto: allora non è vero che mi stanno così male, perché alla fine chi li lascia questi commenti? Pensa che noi siamo talmente abituati, e ovviamente lo siamo, perché all'inizio sei molto più, ti senti molto più vulnerabile, però comunque ci sono commenti che ti fanno rimanere un po' male, no? E non mi riferisco necessariamente a questo in particolare, ma a volte i commenti feriscono, le parole possono ferire. Stiamo un pochino attenti a quello che scriviamo online, anche se la persona non la conosciamo, anche se stiamo dietro un computer, stiamo un attimino attenti a quello che diciamo, perché le parole a volte appunto feriscono e non è sempre carino, no? Magari non bisognerebbe mai dire agli altri quello che non vorremmo sentirsi dire noi, e non bisognerebbe fare agli altri quello che non vorremmo che gli altri facessero a noi, ok? Quindi giusto piccola lezione di vita, ma è vero, comunque qualche giorno fa ne ho letto uno che mi ha fatto veramente morire dal ridere. Cioè, prima ci sono rimasta malissimo, poi mi ha fatto morire dal ridere. Allora, in un video in cui dicevo a gatto Denver che è tutto bianco e un po' arancione, c'era un commento, ma arrabbiatissimo, cioè proprio con un tono super 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 imbestialito, mi scriveva: allora, lo vuoi capire o no che il tuo gatto è rosso? Rosso mi sa. Giallo, lo vuoi capire o no che il tuo gatto è giallo? Porca miseria, e continui con questo bianco e arancione, smettila una volta per tutte. Cioè, inizialmente ci sono rimasta malissimo, ma con tipo 50 punti esclamativi, basta, io ci sono rimasta malissimo, e poi invece mi sono messa a ridere, perché mi sono immaginata chi lascia un commento del genere, deve essere un po' fuori di testa. Comunque, questo è quanto, insomma, piccola perla delle tre eventi di mattina, di notte. Comunque adesso vado subito a struccarmi. Devo dire che ha retto abbastanza bene il make-up. Che cosa ne dite? Ho usato due primer oggi. Quando ho paura che il trucco non duri e deve essere invece a posto per tante ore, ne uso due di primer, così, tanto per. Comunque, io non smetterei mai di parlare, nonostante in auto mi si stessero chiudendo letteralmente gli occhi per tutto il tempo, perché sono sfinita, proprio sonno. Io adesso mi starei qua a chiacchierare con voi. Cioè, fermatemi, davvero, fermatemi. Basta, Nicole, basta. Ok, quindi vi do la buonanotte, noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao, buonanotte.